Ci troviamo con Azio Sezzi, direttore di Cinear Reggio Emilia, per affrontare un tema di grande rilevanza e di grande attualità, quello proprio della mancata corrispondenza tra le competenze che sono richieste dalle aziende e quelle che invece sono realmente in possesso dai candidati a determinate posizioni e ai lavoratori. A questo proposito, CNA Reggio ha promosso un momento di riflessione intitolato proprio Colmare la distanza e volto proprio ad approfondire questa tematica. Direttore, che cosa è emerso? Sono emerse diverse cose. Intanto la complessità del problema. Il problema non è di oggi, arriva da lontano, ci sono componenti di natura culturale, di natura sociale, di natura anche, per così dire, demografica. Il calo della natalità incide profondamente ovviamente nell'offerta del lavoro. Nel 1974 nasceva in Italia 1 milione di bambini, nel 2022 siamo arrivati a malapena ai 400.000. Quindi c'è questo aspetto che sicuramente è rilevante. E dopodiché noi abbiamo cercato di capire anche qual era la percezione da parte degli imprenditori di questo mancato matching, come si dice, tra domanda e offerta. Sono emerse cose interessanti, compreso anche il dato, che poi anche questo è tutto da verificare, tutto da approfondire, del cosiddetto scarso impegno dei giovani. Quindi i nostri imprenditori, abituati anche, diciamo, a una cultura del lavoro, a un'etica del lavoro, al sacrificio e all'impegno, lamentano una difficoltà da parte dei giovani ad adeguarsi. Qui, al di là dei giudizi che uno può dare, il tema è colmarla questa distanza, cioè trovare degli strumenti che possano avvicinare, attraverso anche il lavoro della scuola e dell'università, questi due mondi che rischiano veramente di divaricarsi, con anche un potenziale conflitto generazionale che non aiuterebbe, nel senso che i giovani restano, diciamo, nella loro dimensione molto tecnologica, molto anche, diciamo, mirata. Questo è un altro degli elementi che si traggono dalla nostra indagine, molto mirata ad esempio alla conciliazione tra vita e lavoro. Probabilmente il post-Covid influenza anche le scelte dei giovani, e una leva di imprenditori, di artigiani invece, che è cresciuta sul sacrificio, sull'impegno. Dobbiamo trovare un modo per avvicinare questi mondi Ecco, quali anche. possono essere le strategie? Ma allora, sicuramente l'orientamento, cioè noi dobbiamo rendere più consapevoli le ragazze, i ragazzi e anche le famiglie, perché le famiglie hanno un potere forte di, diciamo, di decisione, di influenza sui ragazzi. Faccio un esempio banale, quello del sistematico smontaggio, per così dire, svalutazione degli istituti professionali e tecnici a favore magari del liceo o di altri percorsi. Io parto dal presupposto che le ragazze e i ragazzi debbano fare quello che si sentono di fare, seguire le loro passioni, seguire in qualche modo anche i loro istinti. E allo stesso tempo poi è evidente che uno sguardo alla realtà, e cioè come il mercato del lavoro si muove, deve essere fatto. Altrimenti io, che un iscritto a ragioneria in qualche modo dia per scontato che il venerdì sera e il sabato e la domenica starà a casa, ci sta. Che uno studente di istituto alberghiero si ponga il problema che il sabato e la domenica deve lavorare, non ci sta. Cioè, è mancato qualcosa nella fase della scelta. Questo è un pezzo. L'altro pezzo poi è avvicinare i due mondi attraverso una serie di strumenti. Devo dire che comunque Reggio, da questo punto di vista, è un'esperienza sicuramente avanzata, e quindi tirocini, stage, testimonianze, visite aziendali, così che le ragazze e i ragazzi comprendano meglio come funziona il lavoro, non soltanto in maniera astratta o attraverso i social, ma anche nella realtà, perché è un po' diverso. Direttore, mancano figure altamente specializzate, ma anche in realtà quadri intermedi e figure professionali per i mestieri artigianali. Come si esce, da questo cortocircuito? Sì, no, CNA Reggio Emilia associa circa 6.000 imprese, quindi ovviamente, diciamo, appartengono a settori molto lontani tra di loro, diversi tra di loro, e quindi le richieste sono anche queste estremamente variegate, per così dire. C'è un tema di, sicuramente, di competenze tecniche. Poi c'è anche un
un tema che era quello un po' di prima della passione, perché il lavoro artigiano è un lavoro tipicamente manuale, è un lavoro di saper fare, no? Dove c'è la sacralità delle mani, dice qualcuno, ma anche del cervello e della passione. Quindi noi dobbiamo probabilmente far conoscere meglio anche questi mestieri e far capire che fare l'artigiano non è una condanna, ma è una grande opportunità, è una grande possibilità e chance di liberare la propria creatività, la propria passione, la propria intelligenza, la propria manualità, facendo anche qualcosa che resta, mi viene da dire. E qui purtroppo anche in questo caso paghiamo un atteggiamento di svalutazione di questi lavori, quando invece dovrebbero essere riconosciuti anche sotto un profilo sociale, mi sento di dire, perché se pensiamo a un centro, ai centri storici delle nostre città, che sicuramente in questo periodo, e vale credo per tutto l'asse della Via Emilia, vivono momenti non facili, riprendere anche la tradizione delle botteghe artigiane potrebbe essere un elemento per dare vivacità e un po' di vita a questi centri. Ecco, a proposito di giovani, il presidente Costantini dice spesso che la CNA è un'associazione che guarda con grande attenzione ai giovani. Ecco, nella nostra città, a Reggio, CNA è apprezzata e conosciuta dai giovani? Parliamo di crisi generale dei corpi intermedi, quindi dell'associazionismo imprenditoriale, dei sindacati, per non parlare dei partiti politici. I giovani si sono progressivamente staccati, poi magari rientrano sotto altre forme, ma si sono un po' staccati dalle istituzioni. Noi abbiamo proprio l'obiettivo invece di riprendere una presenza nei confronti dei giovani, stiamo lavorando anche con strumenti dedicati, abbiamo anche un gruppo all'interno della nostra associazione che in qualche modo coordina proprio i giovani imprenditori, ma c'è molto ancora, c'è tanto da fare. In una prospettiva che sia anche quella dell'imprenditorialità, cioè dell'autoimprenditorialità, c'è un premio che si chiama, un premio nazionale che si chiama Premio Cambiamenti, che è proprio finalizzato a scoprire, a valorizzare start-up giovani che si affacciano appunto nel mercato. Anche recentemente l'Assemblea regionale di CNA Emilia Romagna aveva deciso di premiare per ogni territorio un'azienda, diciamo, giovanile. Noi ne avevamo una in cui quattro ragazzi, sommate l'età, si arrivava a 85 anni, quindi veramente molto giovani. E questi sono dei segnali, un po' di controtendenza, però non è facile, cioè dobbiamo probabilmente anche modificare il nostro linguaggio, la nostra comunicazione, quello che vale, ma dico una banalità, quello che vale per i quarantenni o i cinquantenni probabilmente non vale per i ventenni. È una riflessione che stiamo conducendo a tutti i livelli. Che il mondo cambia così in fretta anche, quindi questo... Torno un po' a quello che dicevamo prima, è al rischio di una divaricazione generazionale in cui la tecnologia poi, che in qualche modo amplifica e approfondisce questo solco, perché chi è tutto, insomma, i cosiddetti nativi digitali, rispetto a, come battuta riprendendolo da un amico, io sono un cartaceo superiore, no? Quindi diventa però difficile anche riuscire a dialogare e a pensarsi, no? In termini anche solo di rapidità, di velocità, con rischi poi che la soglia di attenzione crolla, perché si è abituati a consumare e ad agire sempre in maniera rapidissima. Allora, per fortuna cala l'inflazione, ma la BCE non ha toccato i tassi di interesse. Ecco, com'è la situazione del credito oggi per artigiani e piccole e medie imprese? Ma noi in realtà qualche mese fa abbiamo svolto un'indagine, chiamiamola congiunturale, volevamo proprio capire come finiva l'anno e come era impostato il 2024. Come dire, non abbiamo rilevato una emergenza, ecco, in senso, come dire, significativo. C'è da dire una cosa, che calando gli investimenti ovviamente cala anche la domanda di denaro, perché se le imprese, come dire, si mettono un po' alla finestra per capire che cosa accade, è chiaro che poi non crescono, non investono, e quindi è possibile che ci sia anche questo elemento. È chiaro che poi se come ci auguriamo ci sarà una ripresa,
generale, poi anche gli istituti bancari dovranno fare il loro lavoro. Argomento super bonus, direttore, dei giorni scorsi la presa di posizione di CNA, naturalmente di delusione rispetto alla mancata proroga nella legge di bilancio, almeno per i condomini dove i lavori sono iniziati. Ecco, quali saranno le conseguenze? Perché qualcuno si troverà imbrigliato in questa situazione. Assolutamente, forse lo è già qualcuno, diciamo, in questi debiti incagliati. Siamo molto preoccupati perché non si sta individuando una strategia d'uscita da una situazione che è molto grave. CNA nazionale valuta circa 25.000 cantieri fermi, quindi significa che ci sono almeno 25.000 imprese ferme e possiamo moltiplicare per un certo numero i lavoratori, oltre poi al fatto dei cittadini che sono ancora in una situazione di incertezza rispetto a cosa succederà, mutui che hanno contratto e di che cosa accadrà poi in termini futuri a tutta la parte, diciamo, di natura fiscale. E quindi la richiesta piuttosto forte è quella di riprendere in mano la situazione e di dare gradualità a questa. Poi, se il governo decide che quello strumento è superato, lo deve fare, però non scaricando sulle imprese e sui cittadini i problemi che sicuramente ci sono stati. Direttore, 2024 è ormai alle porte, che cosa possiamo aspettarci? Siamo ancora in una fase incerta. L'indagine a cui facevo riferimento prima ci dice comunque di un tessuto artigiano e imprenditoriale ancora dinamico, sano, e però un po' in attesa di capire quali possono essere gli sviluppi. Ne parlavamo prima, dal credito, non dimentichiamo due conflitti internazionali che comunque hanno delle conseguenze in materia energetica, ma non soltanto, anche rispetto a mercati di sbocco importanti per il nostro territorio. Noi vediamo una certa prudenza, una certa cautela, ma non diminuisce invece la volontà di fare bene, la volontà di continuare, diciamo, a investire, a credere nelle proprie imprese. Quindi posso fare un augurio, diciamo, a tutti, ai nostri imprenditori, alle imprese, ma anche alla città, alla provincia di Reggio, che il 2024 sia un anno sereno, anche se è una parola veramente difficile da pensare in questo momento, ma che metta, diciamo, un po' tutti nelle condizioni di riprendere la possibilità di programmare, di pensarsi non soltanto giorno per giorno, ma anche con un respiro più profondo che ci possa aiutare anche a riprendere in mano i valori importanti, fondamentali della nostra vita e della nostra comunità. Bene, grazie direttore Azio Sezzi, auguri a lei e alla sua famiglia, a tutti gli associati CNA, e noi diamo la linea a Susanna Ferrari in Centro Storico. A te, Susanna. Siamo alla Giraffa Blu, attività di artigianato artistico in via San Carlo, in centro a Reggio Emilia. Siamo con la titolare Daniela Amati, imprenditrice, presidente e coordinatore dell'Unione CNA Artigianato Artistico. Ci racconta la storia di questa attività? Allora, questa attività nasce circa 11 anni fa dall'amore mio e di mio marito per l'arte, sostanzialmente. L'idea era quella di creare un piccolo laboratorio, un piccolo atelier artistico che ci desse la possibilità di mettere a frutto, insomma, di mettere a disposizione la nostra arte per il centro, insomma, per gli utenti del centro. La Giraffa Blu è lo stesso nome che abbiamo scelto, era un nome, insomma, divertente, allegro, che deve essere originale, riconoscibile. E sostanzialmente il nostro diciamo, obiettivo è quello di dare vita alle idee dei nostri clienti. Quindi il nostro motto è la Giraffa Blu dà vita alle tue idee. Cosa fate qui in particolare? Allora, noi facciamo varie cose. Il nostro lavoro si sviluppa su tre fronti, diciamo. La prima parte sono proprio i manufatti artistici, quelli che vediamo qui sostanzialmente. Fatti da voi. Fatti da noi, che si possono acquistare direttamente, ma soprattutto si possono richiedere, quindi la personalizzazione sostanzialmente. Quindi il nostro cliente può
chiederci una maglietta dipinta a mano da noi, una tazza dipinta a mano da noi, un'incisione, un ritratto, una statuina, per esempio le statuine personalizzate con il proprio viso vanno per la maggiore. E quindi le creazioni, questo è, diciamo, il primo aspetto del nostro lavoro. E via via è diventato poi anche richiesto fuori, quindi non soltanto sulla Piazza di Reggio, ma spediamo anche in tutta Italia e anche all'estero, perché insomma è molto richiesto, cioè tramite il nostro sito ci trovano. Questo è il primo aspetto. La seconda parte è quella legata al mondo delle riparazioni, delle vecchie bambole sostanzialmente. Ne riceviamo da tutta Italia, dalla bambola della nonna alla bambola della prima comunione, o anche il bambolotto recente, no? Di un bambino che magari gli è stato staccato un braccio, che è disperato perché il suo bambolotto vuole quello lì, non se lo vuole ricomprare. È un'attività che ormai è andata quasi completamente in disuso in Italia, siamo rimasti pochissimi a farlo, tanto è vero che appunto riceviamo bambole da tutta Italia, ed è un'attività affascinante perché ridare vita alle bambole, che sono state comunque un ricordo enorme per quelle persone che ce le danno. Chi fa giustare una bambola sostanzialmente una persona che ha dei ricordi legati a quell'oggetto. È estremamente gratificante, no? A me per esempio piace molto, perché spesso mi ritrovo a pettinarle anche con la piazza, a dare. E penso che, non so, dire stiamo pettinando le bambole voglia dire non fare niente, no? Invece il mio lavoro è anche quello di pettinare le bambole. Prendete cura di loro e dei ricordi che rappresentano. Esattamente, esattamente. Poi c'è tutto un aspetto, per esempio, di oggettistica legata appunto alla ceramica, quindi il piatto, la ciotola, il portafrutta. Sempre riparazioni, quindi cose che si sono rotte, che mancano anche dei pezzi, vengono ricostruite. Spessissimo sono oggetti che hanno un valore economico scarso, ma un valore affettivo enorme, quindi cose che nessuno ripara, credo in Italia nessuno faccia questo tipo di riparazione, e anche questo è estremamente gratificante perché vedi negli occhi delle persone la gioia di aver ritrovato un oggetto che credevano perduto. Ci sono persone che mi hanno portato delle cose che erano lì da anni in un cassetto, che speravano di riuscire a trovare qualcuno che gliele riparasse. Quindi grande gioia. Una grandissima gioia, veramente un lavoro estremamente gratificante. E poi c'è un altro aspetto. Esatto, c'è tutto l'aspetto legato alla corsistica, quindi noi facciamo corsi di acquarello e di ceramica ormai da anni. Ci stiamo spostando in una sede che è sempre qui in centro storico, che è più grande, dove avremo la possibilità di fare sia i nostri soliti corsi di ceramica e acquarello per adulti, riprendere a fare qualcosa per i bambini che avevamo fatto in passato, e poi creare un progetto che si chiama appunto Art Experience, che è l'idea di dare la possibilità di usufruire di uno spazio pagando proprio l'ora, quindi uno può venire, dipingere, lavorare l'argilla, ha a disposizione dei materiali anche professionali, uno spazio bello appunto nel cuore di Reggio. E quindi è una cosa su cui puntiamo molto, progetto su cui puntiamo. Il 2024 molto. Porterà anche questa nuova sede. Porterà questa nuova sede in via Boiardi 4, di fronte al bellissimo Palazzo Boiardo, che secondo me è uno dei palazzi più belli di Reggio, anche se è un palazzo privato, non è un palazzo del comune, però è veramente molto bello. È una sede più grande che ha la possibilità di avere uno spazio dedicato unicamente ai corsi, e quindi anche a questa possibilità, a questo progetto che abbiamo visto. C'è molta Reggio Emilia anche nella vostra creatività, perché? Certo, perché siamo molto legati al nostro territorio. Mio marito è reggiano innanzitutto, e poi c'è una grande richiesta di queste cose. Noi ci siamo resi conto un po' di anni fa che le persone ci chiedevano, a parte c'è anche un certo flusso di turisti, certo non viviamo a Firenze, però invece c'è comunque della gente che viene da fuori, ma i reggiani stessi richiedono un'oggettistica che è propria, come ad esempio può essere il leone. Adesso, vabbè, queste sono cose anche grandi, ma noi abbiamo preso una linea di souvenir legata anche a delle semplici cartoline, degli acquarelli che abbiamo fatto, abbiamo una quarantina di soggetti dai quali abbiamo tratto le calamite, le saponette, le portapenne. Però anche in questo caso, se un cliente vuole personalizzare, avere il proprio ricordo di Reggio, una cosa si può fare. Sì. Mi ricordo, avevamo fatto ad esempio un piatto con una veduta di Sabbione, per dire, che chiaramente non avrebbe trovato da nessun'altra parte, e noi gliel'abbiamo dipinto, come per esempio quell'orologio lì che è con le vele, nasceva da un'idea che ci è stata richiesta e poi l'abbiamo fatta. Quindi Reggio è una grande ispirazione anche per la vostra creatività. Sì, sì, anche perché Reggio è una città molto ricca, nel senso, io non sono reggiana, ma ho imparato ad amarlo, ormai sono 20 anni che vivo qui, ed è una città invece
che ha tanto da offrire. E da comunicare anche attraverso i vostri oggetti. Sì. E quali sono i materiali che prediligete? Allora, noi utilizziamo chiaramente l'argilla, una delle cose che utilizziamo di più, ad esempio sia per fare le statuine che per fare altre cose. Poi dipingiamo, quindi colori sostanzialmente, le carte, i colori, le carte naturali. Per esempio noi facciamo album di foto, rivestiamo gli album di foto, utilizziamo delle carte naturali che sono tutte fatte a mano e servono appunto per poter lavorare. Qual è anche l'oggetto più strano che avete creato? Vediamo anche calamite fatte a cappelletto piuttosto che altri oggetti. Tante sono le richieste, tante per esempio legate al mondo animale, quindi tutta una serie di oggettistica legata al mondo animale, per esempio anche l'urna per il proprio cucciolo, no? Quindi uno vuole qualcosa di particolare che non sia una normale scatola, magari appunto una scatolina con dipinto il proprio cane, è una delle cose che ci è capitato anche di fare. Oggi cosa significa essere un artigiano? Anche dal punto di vista dell'impegno e della passione, ci vuole del sacrificio, immagino. Assolutamente, assolutamente. È un lavoro estremamente impegnativo. Molti pensano che sia come lottare contro i mulini a vento. Non è vero. Io sono convinta che se si sa vendere anche il proprio lavoro, perché bisogna anche saperlo vendere, raccontarlo, proporlo, comunicarlo, sicuramente le persone lo capiscono. In un mondo fatto di omologazione, di prodotti tutti uguali, della corsa al ribasso, lo stesso oggetto lo vado a comprare dove so che lo pago meno, un oggetto che è estremamente personalizzato, che è assolutamente, magari addirittura costruito con le tue idee. Per esempio, ci è capitato di fare un acquarello di una signora che aveva fatto un sogno. Questa signora ha fatto un sogno, è stata qua un paio d'ore con mio marito, gli ha raccontato il suo sogno e mio marito gli ha fatto un quadro del suo sogno. Questa è una cosa che non compri da nessuna parte, non c'è possibilità di comprarla. Quindi se le persone capiscono che hai la possibilità di offrirgli qualcosa di diverso, lo apprezzano, lo sanno pagare, lo cercano. E questa è una soddisfazione enorme, sì, sì. Poi chiaro, cioè, è un lavoro faticoso da tutti i punti di vista, da questo punto di vista. E si parlava dei corsi, che tipo di corsi fate? Allora, noi facciamo corsi di ceramica e di acquarello, quindi lavorazione dell'argilla, un corso proprio completo che prevede le tecniche principali della lavorazione dell'argilla e della decorazione. Quindi chi viene da noi alla fine porta via degli oggetti di ceramica effettivamente costruiti da lui, se li porta a casa e li puoi anche utilizzare. E poi l'acquarello, quindi abbiamo dei corsisti che ci seguono da tantissimi anni, perché il mondo dell'acquarello è un mondo infinito, si parte dalle basi andando avanti, si può veramente studiare anni, e quindi il corso di acquarello è uno dei nostri punti di forza, insomma, sicuramente. Ecco, come CNA, come presidente, quali sono i progetti che state sviluppando anche per parlare ai giovani, a quelli che saranno, speriamo, gli artigiani di domani? Esatto, stiamo sviluppando un progetto proprio adesso, partirà con il nuovo anno, da gennaio, con il liceo Chierici, con uno scambio generazionale tra i ragazzi del Chierici e gli artigiani, affinché i ragazzi possano comunicare a noi quali sono i metodi comunicativi, di marketing, di social migliori per trovarci, e noi possiamo dire a loro che cosa facciamo. Quindi un vero e proprio scambio generazionale tra gli artigiani e i ragazzi. E questo è un progetto in cui crediamo molto, ha ottenuto l'appoggio del liceo Chierici, e siamo già in fase di lavorazione, vedrà la luce insomma nei mesi del 2024. Cosa vi scambierete? Loro vi faranno essere più social? Loro ci faranno un vero e proprio progetto, conosceranno le aziende, verranno in azienda, nelle aziende da noi, ci conosceremo, quindi parleremo l'un con l'altro, loro svilupperanno un progetto di comunicazione marketing, quindi anche con dei video, abbiamo messo a loro disposizione un regista, dei videomaker che possano anche aiutarli in questa direzione, e noi daremo a loro la nostra vita poi sostanzialmente, perché essere artigiano vuol dire vivere dentro la propria dimensione, non è un lavoro che tu alle 8 chiudi o alle 6 chiudi vai a casa, no, non vai mai a casa, ce l'hai perennemente nel cervello sostanzialmente. Quindi insomma l'appuntamento è per il 2024, per il vostro nuovo negozio, il nostro laboratorio, esatto, i Viavoiardi, con questo progetto che abbiamo
forte che di Art Experience, che di cui le parlavo prima. Dal 15 di gennaio sarà. Dal 15 di gennaio riapriamo, quindi chiuderemo qui in via San Carlo il 31 dicembre, riapriamo il 15 di gennaio via Boiardi, e saranno già subito dopo partono i corsi, quindi il 22, 23, 24 partono i corsi di ceramica e di acquarello, e parte anche già questa esperienza, questa Art Experience, quindi la possibilità di accedere alla nostra struttura utilizzando i materiali anche professionali, pagando magari solo un'ora, quindi passi un'ora diversa dal solito, invece di andare a mangiarti un panino, vieni da noi e fai qualcosa per la tua anima, insomma nutri la tua anima sostanzialmente. E poi facciamo anche le lezioni individuali, quindi se uno invece vuole avere un maestro che mi insegna individualmente una determinata ora, facciamo anche quello. Insomma. E quindi insomma tanti progetti per il futuro. Tanti progetti per il futuro, assolutamente.